Come ogni giorno, Davide Giacalone. Buongiorno, bentornato. Buongiorno, bentrovati. Buongiorno Davide. Allora, l'apertura del Corriere della Sera: Biden, Putin, riparte il dialogo. No, una guerra fredda. Lui diverso da Trump, via ai negoziati sulla cyber security, il vertice di ieri e l'accordo per il ritorno degli ambasciatori nelle loro sedi. Ci fa l'apertura anche Repubblica, apertura molto più evidente, una foto a tutta pagina, il vertice di Ginevra, Biden, Putin, la sfida del dialogo. A te. Ora, naturalmente, diciamo, questa diffusione di positività relativamente all'incontro di ieri tra il presidente statunitense e il presidente della Federazione Russa non è nato, diciamo così, dal fatto che, diciamo, si sono incontrati e dice: lei quanto mi stai simpatico. È stato preparato dalla diplomazia. È stato preparato dalla diplomazia su quale base? Su una base importante, guardate, cioè l'accordo fra due rivali si fa partendo dal riconoscimento della rivalità. E non è una cosa, può sembrare una cosa banale, e non lo è, perché se a un certo punto negli Stati Uniti si diffonde l'impressione che a guidare gli Stati Uniti sia un presidente eletto anche grazie al contributo propagandistico della controparte, cioè dei russi, è difficile mettersi d'accordo sul fatto che siamo rivali, perché io ho l'impressione che tu sia entrato nelle cose di casa mia, e quindi le cose si complicano. Io leggo così quel riferimento di Putin al presidente Trump, come dire: ok, quella è una partita chiusa, è andata così, poi voi dite quello che vi pare, io vi rispondo che non è vero, possiamo andare avanti così per l'eternità. Quali sono gli elementi che ragionevolmente si accomunano nell'essere rivali? Per esempio, gli Stati Uniti hanno importanti interessi nell'area del Pacifico. In questo momento la grande forza militare navale degli Stati Uniti è dispiegata nel Pacifico. La Russia non ha gli stessi interessi. E però che nel Pacifico si affacci la potenza maggiore navale della Cina non piace. Non è, come vedete, siamo rivali, ma un interesse comune ce l'abbiamo. La Russia ha una sua idea dei suoi confini occidentali, che poi sarebbero i nostri, cioè quelli dell'Unione Europea, e che non coincide con quella statunitense, non coincide con quella europea, così come ha una sua idea degli equilibri nel Mediterraneo, che non coincide ancora una volta con la nostra. Però abbiamo una cosa in comune, Stati Uniti, diciamo area dell'Occidente, la Russia: il fastidio per il fatto che terzi vengano a mettere in dubbio quegli equilibri. Ed ecco che ancora una volta, nel riconoscerci rivali, abbiamo trovato un terreno comune. Questo mi pare essere il senso di ieri. Certo, una cosa va notata: che tra il vertice del G7, il vertice della NATO, l'incontro di Biden e Putin, nel giro di 3 giorni la storia ha bussato alla porta del presente. Cioè, qualche volta capita di vedere la storia che si presenta nel presente, poi come andrà a finire e come si evolverà è ancora nelle penne di noi tutti che siamo in vita. Davide, apertura: Fed, inflazione al 3,4% nel 2021, rischio prezzi, 2 rialzi di tassi anticipati entro il 2023. Per ora la banca centrale lascia i tassi a 0 e continua gli acquisti straordinari. Sì, diciamo che noi, giustamente Repubblica con questo titolo, ma se ne occupa Repubblica, se ne occupa il Sole 24 Ore, magari l'opinione pubblica non capisce perché uno non sente fino in fondo perché si richiama l'attenzione su questo. Eppure è molto importante, perché vedete, già è successo una cosa: comincia a sentirsi l'inflazione, il denaro che costa poco, però era stato garantito ancora a lungo. Per noi italiani, cioè in generale per tutti, ma insomma per noi italiani il tasso di interesse è una cosa molto importante, non solo per quelli che, come segnalavi prima, ricominciano a comprare casa, perché quelli sono pur sempre il mutuo, voglio dire, c'è un tasso di interesse, ma anche perché noi siamo molto indebitati come paese, e quindi più sei indebitato, più il tasso di interesse, più il fatto di dover cercare denaro sul mercato e quindi stare ai tassi di interesse ti dovrebbe preoccupare. Ebbene, una novità c'è da ieri, perché loro adesso, la Federal Reserve dice: no, guardate, noi manteniamo la nostra politica, anche se c'è l'inflazione che ha superato il 3%, noi continuiamo a tenere i tassi di interesse praticamente a zero. Però avevamo detto che non l'avremmo toccati fino al 2024, confermiamo che non li toccheremo fino al 2023. Si è accorciata, e che significa che siccome i mercati scontano in anticipo quello che succederà, se indovinano,
Questo significa che oggi non succede niente, domani nemmeno, ma su dopodomani cominciamo a prepararci alla risalita dei tassi, il che significa che forse andrei piano prima di fare le critiche alla Banca Centrale Europea, perché il nostro unico argine per non essere travolti da quell'acqua alta si chiama Banca Centrale Europea. Allora Davide, parliamo di vaccini, torniamo a parlarne per la serie Regionalismo on the road, continua lo strappo delle regioni sui cocktail dei vaccini, il no di Lazio, Puglia, Lombardia, sullo stato d'emergenza Salvini attacca. Però insomma ci sono buone notizie che riguardano un aspetto che abbiamo tenuto insomma in considerazione e non poteva essere altrimenti per questo anno abbondante di pandemia. Le terapie intensive che scendono al 5%, ci racconta il Corriere della Sera, i ricoverati sono non vaccinati, i malati gravi sono meno di 500, hanno tra i 55 e i 70 anni, con tre regioni a quota zero. A te Davide. Vedi, questo riguarda l'Italia, è un fatto positivo naturalmente, le terapie intensive si sono sfebbrate, però ci sono ancora delle persone, quelli che sono lì sono quelli che non si sono vaccinati prevalentemente. Il vaccinato può ben infettarsi, se no entriamo in una specie di fede come se il vaccino fosse chissà che cosa, una pozione magica. Può infettarsi, però se si infetta le conseguenze sono meno pesanti e diciamo ragionevolmente, salvo eccezioni, non finisce in terapia intensiva. A Londra, dove la vaccinazione è molto più avanti, sono ripresi i contagi delle varianti, cosiddetta variante indiana, eccetera, cioè, ormai tanti siamo tutti virologi della domenica. Sapete che cos'è colpisce nei dati inglesi? Colpisce l'età media di quelli che oggi sono infettati e che ricorrono agli ospedali, che è molto più bassa. Allora dice, che succede? Perché i giovani? Perché si è cominciato a vaccinare gli anziani. La parte scoperta delle vaccinazioni in un paese che è molto avanti con le vaccinazioni sono i più giovani e quindi più esposti al contagio. Quindi il nostro strumento è quello lì. La cosa che colpisce oggi, francamente, mi riempie di serenità e di gioia, perché ogni tanto le notizie belle, cioè uno, perché stiamo a fare una caciara su sta cosa, quello dice una cosa e quello ne dice un'altra. Poi anche i titoli dei giornali, per esempio, ci dice Lazio contro il governo. In realtà hanno detto, ma se uno viene e mi dice voglio la seconda dose come la prima, ormai siamo come al bar, no? Diciamo, lo dico corretto. Che facciamo? Gli dobbiamo dare un'altra oppure possiamo dargli la stessa? Quindi, cioè, in realtà c'è molta confusione. Nonostante tutto questo, c'è un sondaggio di Euromedia pubblicato alla Stampa, pagina 9, che qui dice, secondo lei è maggiormente rischioso per la salute? Ci sono le varie possibilità, vaccinarsi con AstraZeneca, vaccinarsi dietro, tutto nell'intorno del 10, 11, 12. Non vaccinarsi è la cosa considerata più rischiosa, 50%. Ma l'Italia è fatta di gente ragionevole, cerchiamo di approfittare e di non approfittarne troppo, diciamo, della serietà, della ragionevolezza, sì, esatto, dipingiamoci esatto. Un po' meglio, dai, ecco. Sì, siamo ecco. Un po' più buoni con noi stessi. Ci occupiamo dei dati pubblicati ieri dall'Istat che hanno a che vedere con il livello di povertà del nostro paese. Miracolo grillino, povero anche il nord, è il titolo che ne fa questa mattina il giornale. Altro che miseria abolita col reddito, 5,6 milioni di italiani in difficoltà, ma Draghi ha invertito la rotta e il PIL vola, lettura questa del giornale. Ma insomma, allora, come sempre, i dati bisogna leggerli e poi bisogna soprattutto capire che cosa vuol dire la definizione. Povertà assoluta. La povertà assoluta non è morto di fame, per il semplice motivo che in Italia non c'è. Non è che aumenta o diminuisce, non c'è. Si tratta, la povertà assoluta è una misurazione della incapacità di acquistare, di avere almeno il 60% di un paniere considerato indispensabile. In quel paniere è considerato indispensabile, giustamente, non è lo stesso del 1950, perché oggi il povero assoluto del 1950 sarebbe soccorso, arrivano a soccorrerlo, e qui la cosa è completamente diversa di un paese che opportunamente e felicemente è diventato più ricco. Detto questo, guai a credere che le ragioni di una cosa siano sempre una sola, cioè io devo avere una sola spiegazione per i problemi del mondo, no, perché a portare avanti quel numero sono diverse cose. Primo, è chiaro che in una stagione di recessione aumentano quelli che perdono il lavoro e vanno in povertà. Questo mi pare, diciamo, financo ovvio. Secondo, c'è una categoria di persone che lavora e guadagna, si guadagna da vivere, ma non compare tra gli occupati. Sono i lavoratori in nero,
o quelli hanno altre attività in nero, in un periodo di recessione perdono reddito senza protezione, ma non per questo posso andare a dare la protezione al nero, quindi vedete che è un altro problema. Terzo, sono in gran parte immigrati. Sono in gran parte immigrati perché? Perché sono la parte elastica, più elastica del mercato del lavoro. Quarto, perché è conveniente essere poveri, perché piuttosto che perdere la sovvenzione che mi dà l'essere povero, preferisco non far comparire alcuna forma di reddito e quindi divento manovalanza più facile e anche più conveniente per il lavoro nero. Non è che una di queste cose spiega tutto, ma tutte messe assieme, ecco che aumentano i poveri in Italia. Allora Davide, parliamo di scuola. Ieri è partita la maturità, l'esame di maturità, quest'anno un maxi orale con la tesi, è ora di ripartire, pensare al futuro, titola il Corriere. Poi insomma c'è un dato che quando lo leggi ti fa un po' sorridere, un ragazzo su due si presenta senza accompagnatore, vabbè. E poi è anche il titolo che fa oggi il tuo giornale, La Ragione, però insomma con un taglio diverso, al di là dell'accompagnatore, voi titolate esame di immaturità, a te. Ma sì, ma perché vedete, a parte quello che stiamo parlando di ragazzi, di persone che sono alla soglia dei 18 anni, alcune l'hanno superata, altri sono proprio lì, insomma dipende da quando hanno cominciato la scuola, quanto in anticipo hanno cominciato la scuola. Non è che ci sia l'età in cui si ha bisogno dell'accompagnatore. Tutti loro, quando la sera li trovo in piazza, non mi sembra che siano accompagnati dalla mamma o dal papà o dallo zio o da qualcun altro che debba confortarli. Tutto questo appartiene a una leggenda che si ripete anno dopo anno, che sta credo più nella testa dei giornalisti che ne parlano che non nella realtà. Molti giornalisti hanno avuto probabilmente dei problemi grossi con l'esame di maturità e infatti poi nella vita si sono dedicati a scrivere, così hanno risolto il problema del tema, diciamo, mai superato, perché è una pagliacciata. Tutto questo è una pagliacciata. Lascia perdere la stagione del Covid, ma nel 2018 gli ammessi erano il 96% e i promossi il 99.7%, nel 2019 gli ammessi erano il 96.1%, quindi siamo un po' di più, e i promossi poi sono scesi al 99.6%. Ma voglio dire, è che uno la mattina si sveglia dicendo porca miseria, oggi dovrò affrontare un ostacolo, chissà se lo supero, ci puoi passare anche sotto, voglio dire. Scusate, ma è un appello a quei genitori veramente incoscienti, irresponsabili, che lasciano andare i propri figli a fare, esatto, l'esame di maturità, una cosa di questo tipo, non sarà un rischio eccessivo, una cosa così grave. Allora, prima di chiudere abbiamo ancora un minuto e passiamo a cose ben più serie, ma nel senso che è stato oggetto di grande polemica questo video, la diffusione di queste immagini dello schianto della funivia del Mottarone. La notizia è stata ripresa da alcuni quotidiani, tra cui Il Messaggero: gli attimi fatali, funivia, il video della tragedia è l'ultimo shock. Questa è la lettura. Abbiamo circa un minuto, ma vorremmo un tuo pensiero. No, su ma questo. Molto semplicemente, guarda, io se avessi avuto un canale video, eccetera, non lo avrei pubblicato, non lo avrei trasmesso. Però mi rendo conto che questa è una dichiarazione ipocrita, perché tanto stava già ovunque. Quindi non è che se io non avessi trasmesso la cosa. Ma il punto non è questo, di questa, diciamo, autoreferenzialità giornalistica, si pubblica, non si pubblica. Il problema è un altro, che quelli sono atti di indagine. Ma non è possibile che in questo paese gli atti di indagine siano considerati la gazzetta in forma e pubblicabile ovunque. Che se non c'è scritto sopra proibito, vietato, il carabiniere che si siede sopra il video, e allora automaticamente tutti gli atti di indagine possono andare ovunque, perché così va a farsi fregare il processo, perché così i processi si fanno al bar. Il problema non è la pubblicazione, il problema è quegli atti giudiziari. Questo paese deve smetterla di diffondere atti giudiziari, e lo ricordo nel giorno in cui l'anniversario dell'arresto di Enzo Tortora, quale devastazione portò la pubblicazione di atti giudiziari e di pentiti che raccontavano balle. C'è poco da aggiungere. Davide Giacalone, grazie per questa rassegna stampa. Ci ritroviamo puntuali domani mattina alle 7:10. Grazie a voi, buona radiovisione a tutti. Vogliamo parlare di mare, di coste italiane, perché è stata lanciata ufficialmente l'operazione con una relativa campagna di comunicazione Mare Sicuro, che ormai da oltre 30 anni vede la Guardia Costiera al fianco davvero di milioni di cittadini e di turisti. C'è un rapporto molto speciale che lega anche noi di RTL 102.5 con la Guardia Costiera. E allora buongiorno al comandante Cosimo Nicastro, portavoce della Guardia Costiera. Buongiorno comandante. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora partiamo proprio dal raccontare a chi non ne fosse ben al corrente che cos'è questa operazione, in che cosa consiste Mare Sicuro, comandante?
Sì, la campagna Mare Sicuro, che partirà da venerdì prossimo e durerà per tutta l'estate fino al 19 settembre, è una operazione nazionale che vede impiegati circa 3.000 uomini e donne della Guardia Costiera, 300 mezzi navali e 15 mezzi aerei, a vigilare lungo le nostre coste affinché il livello di sicurezza in mare per i tanti cittadini e ci auguriamo anche turisti che affolleranno le nostre spiagge, le nostre coste, sia un'estate in mare caratterizzata dalla massima sicurezza. Purtroppo abbiamo già registrato diversi interventi di soccorso negli scorsi weekend, dovuti soprattutto a comportamenti non prudenti. E pertanto abbiamo, come ogni anno, lanciato, accanto all'attività operativa che si sta per attivare proprio in questi giorni, anche una importante campagna di comunicazione, perché sappiamo che la prevenzione è la chiave di volta per evitare gli incidenti, evitare la necessità che la Guardia Costiera debba intervenire per soccorrere le persone e quindi evitare che situazioni di pericolo si verifichino, come accade purtroppo molto spesso. Comandante, com'è andata la scorsa di stagione invece, dal punto di vista proprio, come ci ricordava lei, della sensibilizzazione, no, dei cittadini nei confronti dei rischi del mare e non solo, naturalmente? Sì, la scorsa estate noi con la pandemia ancora molto forte abbiamo registrato una grandissima presenza di italiani lungo le nostre spiagge. Circa il 60% degli italiani la scorsa estate decisero o comunque furono costretti a trascorrere le proprie vacanze sulle spiagge e in barca. Registrammo un tutto esaurito dei porti turistici, di piccole imbarcazioni, perché comunque la barca dava anche un senso di maggiore sicurezza. Nonostante ciò, l'impegno della Guardia Costiera ha portato a tenere molto bassi gli incidenti in mare. Infatti gli incidenti gravi registrati in mare durante la scorsa stagione furono in diminuzione rispetto allo scorso anno. Questo grazie a una intensa attività operativa che portò a salvare nel 2020 2.500 persone tra bagnanti, diportisti e subacquei, e anche un'attività di prevenzione e sensibilizzazione. È su questo che fondiamo anche la nuova campagna che abbiamo proprio lanciato ieri alla presenza del ministro Giovannini, il ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, del comandante generale della Guardia Costiera, ammiraglio Pettorino, anche grazie a dei testimoni ad eccezione. E quest'anno ci accompagnerà con la sua voce molto riconoscibile un amico della Guardia Costiera, il noto attore e doppiatore Luca Ward, che con la sua voce richiama il concetto di sicurezza in spot che sono già in onda su radio e televisioni, sottolineando i diversi scenari operativi in cui opera la Guardia Costiera, organizzazione a cui fa capo la sicurezza in mare. Certo, certo, quindi insomma anche proprio per coinvolgere i cittadini al massimo anche dal punto di vista mediatico, no, in questa campagna di sensibilizzazione. Comandante, ci vuole ricordare davvero in pochi secondi, ma qual è il rischio più frequente che noi corriamo ogni estate in mare? Allora, il concetto principale è il concetto che noi richiamiamo sempre, la prudenza. Basterebbero poche regole semplici, quelle proprio banali probabilmente a sentirle, per evitare che una giornata in mare si trasformi in una giornata drammatica. I principali interventi in cui la Guardia Costiera è stata chiamata a intervenire lo scorso anno, sì, ad esempio, sono quelli per cui o le cattive condizioni meteo o una avaria al motore hanno determinato la necessità che le nostre unità navali aeree intervenissero in soccorso. Sì. Quindi avaria al motore, basterebbe una semplice manutenzione dell'unità di porto su cui imbarchiamo per trascorrere la giornata in mare, o condizioni meteo avverse. Basterebbe, sì, guardare le tante app che adesso ci consentono di capire, esatto, quali saranno le condizioni meteo che andremo a trovare nella giornata di mare, per adottare quei comportamenti semplicemente prudenti che evitano che una giornata tranquilla di spensierata si trasformi in una giornata difficile per tutti, sia per coloro i quali poi saranno soccorsi e per coloro i quali
come noi soccorritori siamo chiamati a intervenire in prima persona. Grazie davvero anche per questi messaggi chiarissimi e per i nostri ascoltatori che andranno per mari e per laghi, perché poi siete anche sul lago di Garda, se esatto. Non ho capito male, anche il lago di Como, esatto. Grazie al comandante Cosimo Nicastro, portavoce della Guardia Costiera, che è stato nostro ospite. Buon lavoro per questa estate, speriamo senza particolari incidenti. A presto. Buona estate in sicurezza a tutti voi. Grazie comandante. Bussiamo alla porta di Don Antonio Mazzi come ogni mattina. Ciao Don. Eccolo, ciao. Sì. La frase è molto semplice. Di solito sono onesti quelli che non hanno bisogno di dimostrarlo. Bella. Com'è vero? Ripetiamola, che ci piace che tu la ripeta. Di solito sono onesti quelli che non avrebbero bisogno di dimostrarlo. Eccoci. Mi sembra che non come faccia una due, piega. Come noi due. Grazie, caro. Che piacere. ma sappiamo ciao che vieni tutti, a trovarci. Sappiamo che arrivi a breve. Ciao, prestissimo. Don. Prestissimo. Ne abbiamo già parlato di questa presenza di turisti in deciso aumento, soprattutto nelle ultime settimane, insomma era prevedibile, ma stiamo parlando ovviamente di turisti stranieri. Sono in crescita, siamo a oltre 25 milioni di pernottamenti, quindi più 15,3% rispetto al 2020, e 12,3 milioni gli arrivi in Italia tra giugno e settembre previsti, preventivati, insomma gli arrivi che arrivano da Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna e Stati Uniti. Allora cerchiamo di fare un po' il punto proprio su questa stagione turistica e lo facciamo anche sulle prospettive naturalmente di quest'estate 2021 con Alberto Corti, responsabile turismo di Confcommercio, che è con noi. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno Corti. Allora, lo diceva Giusy in apertura, ci sembra che le prospettive per la stagione turistica siano buone. E poi aggiungerei c'è anche il contributo che darà, immagino, il Green Pass nella sua versione europea al via dal 1 luglio. Ci aiuta in questo? L'effetto del Green Pass è evidente, ci consente una circolazione delle persone all'interno quantomeno dell'Europa, che fino ad oggi in un modo o nell'altro è stata interdetta o resa molto difficile. I dati, come dicevate voi, quelli di tendenza presentati da Demoscopica ieri, sono dei dati positivi come trend, ma devo dire che debbono consolidarsi e migliorare di molto, perché se oggi ci fermassimo a questi numeri che voi avete appena detto, avremmo comunque nell'estate di quest'anno, rispetto al 2019 che era l'ultimo anno buono, ancora 10 milioni in meno di arrivi e 40 milioni in meno di presenze degli stranieri rispetto, ripeto, al 2019. Quindi in realtà la strada da fare è ancora molto molto lunga, soprattutto perché gli stranieri ci coprono mediamente quei mesi che non sono gettonati dagli italiani. Fine di luglio e agosto. Certo, e questa diciamo è una lettura dei numeri in realtà. Poi le chiediamo anche però quali sono diciamo le reali aspettative da parte di chi fa il mestiere di accogliere i turisti nel nostro paese. Sono aspettative positive, ottimistiche? Sono aspettative sicuramente positive, non totalmente ottimistiche, nel senso che avremo ancora un'estate fortemente dipendente dal mercato italiano, quindi domanda dagli italiani in Italia. Circa l'88% degli italiani che vanno in vacanza quest'estate scelgono l'Italia come meta, e avremo, per quanto riguarda l'estero, anche questo lo dicevate prima voi, una dipendenza dal mercato europeo, che non è una cosa super positiva per quanto riguarda l'Italia, che per esempio è la prima meta degli americani e canadesi in Europa, ma che stava crescendo anche su una serie di altri mercati. È chiaro che questi mercati più distanti scontano delle problematiche difficilmente risolvibili. Pochi collegamenti aerei in questo momento, carissimi, alcune difficoltà appunto sui pass, sulle certificazioni eccetera, insomma tanta strada da fare, però si sta facendo, questo è vero. Corti, le chiedo un'opinione su questo tema, perché molto spesso, ma mai come quest'anno direi, arriva l'appello, no? L'invito, facciamo le vacanze in Italia per dare una mano, come dire, al settore turistico del nostro paese che ha pagato un prezzo molto molto alto. Le sembra che questo invito abbia senso? Della serie, se tutti i paesi facessero questo ragionamento non saremmo qui a parlare di presenze di turisti stranieri in Italia, oppure ha un senso questo invito?
ma alla fine il turista in realtà va dove vuole. Diciamo che l'Italia è sempre stata al centro delle preferenze degli italiani, soprattutto durante l'estate. L'inverno evidentemente apre a mete più esotiche, si cerca il caldo ai Caraibi piuttosto che nell'Oceano Indiano. È una considerazione, una tendenza che si va confermando. È vero quello che dice lei, e ne abbiamo un esempio pratico: gli Stati Uniti possono in questo momento aprire, abbassare tutti i livelli di sicurezza verso l'Italia, siamo passati dal 4, niente viaggi, al 3, eccetera, ma in realtà quello che stanno facendo i grandi paesi del turismo al mondo è quello di fare una lotta per trattenersi al loro interno la maggior quota possibile di turismo, perché sanno che il turismo è quello che fa ripartire tutta l'economia. Certo, quindi che arrivino da fuori o che arrivino dall'interno, direi che a chi deve accogliere cambia davvero poco, no? Perché l'importante è che insomma i numeri crescano con continuità e che il mondo il vostro mondo possa ripartire seriamente. Quindi grazie davvero intanto ad Alberto Corti, grazie per il suo intervento, responsabile turismo di Confcommercio, le auguriamo buona giornata e ci sentiamo molto presto. Grazie a voi. È il momento di parlare di sport, di calcio, di europei nel nostro Diario Azzurro. Diario Azzurro. Alle 8:26 minuti subito ci colleghiamo con Dario Massara, telecronista di Sky Sport. Buongiorno Dario, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Dario, grazie per questi minuti che ci dedichi. Allora, questa Italia piace molto, gioca, segna, vince. Dove può arrivare? Che cosa intravedi? Ah, questa Italia soprattutto entusiasma, dove può arrivare secondo me è lontano, perché ci sono squadre tecnicamente sicuramente più forti, ci sono squadre che hanno dei campioni che noi non abbiamo, però noi abbiamo un gruppo che viene da lontano, nel senso che ha iniziato questo lavoro da 3 anni Mancini, e si vede la crescita ogni giorno. Ieri ci sono stati dei piccoli episodi che fanno capire quanto questa squadra sia gruppo, perché se al 92esimo vedi Insigne e Di Lorenzo sul 3-0, partita vinta, inseguire un avversario per togliere un pallone vuol dire che non lasci nulla di intentato. Bello, quindi bello. È un'Italia che entusiasma e che secondo me può regalarci soddisfazioni enormi. E invece come giudichi la serata di Locatelli? È magica. Lui ieri sera poi ha detto ci vuole un pizzico di follia. In realtà la follia lui l'ha sempre avuta, perché vi ricorderete che lo abbiamo conosciuto con quello strepitoso gol che fece con la maglia del Milan da giovanissimo contro la Juventus, poi ha avuto dei cali durante la sua formazione calcistica, il Sassuolo e De Zerbi lo hanno riportato al livello che ci si aspettava da lui e Mancini lo ha di fatto consacrato. E ieri sera, dopo Locatelli, il più soddisfatto era sicuramente l'amministratore delegato del Sassuolo, perché ha visto aumentare il prezzo del cartellino di qualche milione in una serata sola. Certo. Parliamo della difesa, una difesa che insomma continua a non prendere gol. Sì, ed è un altro segnale molto molto importante. Difesa. Non riusciamo a sentire il nostro ospite. No. Dario, Massara, ci sei? Ci sei. Eccomi, mi sì, sentite? Ecco, riprendiamo, dicevi la difesa. Dicevo che in difesa c'è l'esperienza di Bonucci e Chiellini, e poi c'è l'esplosività di Lorenzo Spinazzola. Ho visto una classifica dei giocatori più veloci dell'europeo, Spinazzola il primo e Di Lorenzo il quinto come proprio chilometraggio raggiunto in velocità, e Di Lorenzo secondo me è anche un po' il simbolo di questa squadra, perché lui fino a 5 anni fa giocava in Serie C con il Matera, Empoli, Napoli, Champions, Nazionale, una crescita costante che lo ha portato al top, che è esattamente il percorso che ha fatto la Nazionale negli ultimi anni. Esatto. Allora, prima hai fatto riferimento a questo entusiasmo, molto importante, no? Questa Nazionale entusiasta, però è chiaro che il percorso poi insomma non è così breve, c'è ancora strada da fare. Come teniamo i piedi per terra? Come i nostri poi si devono riprendere da questa grande gioia delle ultime ore? Ma sai, io non sono convintissimo che bisogna per forza spegnere l'entusiasmo, perché la Nazionale su questo entusiasmo ci sta anche un po'... Sta crescendo su questo entusiasmo. Ho visto delle immagini sul pullman, che così come dopo la prima partita i ragazzi cantavano Notti Magiche, che riporta insomma l'immaginario al 90, che andò bene anche se poi non benissimo, non si riuscì a superare la semifinale. Quindi io penso che l'entusiasmo possa sopperire anche qualche mancanza tecnica, perché la nostra nazionale non ha
un campione non ha un solo leader, è proprio forte nel suo insieme e il vero leader probabilmente è quello in panchina, quindi io penso che l'entusiasmo ci possa soltanto spingere un altro po'. E allora, guardando la giornata di oggi degli europei, alle 15 Ucraina-Macedonia del Nord, alle 18 Danimarca-Belgio, alle 21 Olanda-Austria, che partita metti in copertina, Dario? Quella che commento io, ovvero Ucraina con la massima onestà, molto molto onesto, dice la commento io, quindi è la più interessante senz'altro. Dario Massara, grazie, telecronista di Sky Sport, a presto, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Andiamo al tema della povertà, perché ieri sono stati diffusi dei dati, la pandemia ha peggiorato la condizione di vita degli italiani, in realtà una percezione l'abbiamo sempre avuta, adesso ci sono i numeri, secondo le rivelazioni dell'Istat relative appunto all'anno scorso, 2 milioni di famiglie, il 7,7% del totale, e oltre 5,6 milioni di individui sono in condizioni di povertà assoluta. Vogliamo affrontare il tema da due diversi punti di vista, quindi con due diversi ospiti. Salutiamo Don Marco Pagnello, responsabile ufficio politiche sociali e promozione umana della Caritas. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno, bentrovati. E salutiamo anche David Lazzari, il dottor Lazzari, presidente dell'Ordine Nazionale degli Psicologi. Buongiorno, bentornato. Buongiorno, grazie. Pagnello, parto da lei. Allora, quello della Caritas è un osservatorio molto concreto che in molti casi come questo va veramente oltre i dati. Quindi chiediamo a lei naturalmente di descriverci la situazione ad oggi e di leggere questi dati proprio con la prospettiva, no, delle persone che lei vede tutti i giorni. Sì, purtroppo non possiamo far altro dire che l'Istat ha confermato quello che poi avevamo evidenziato con i nostri monitoraggi già nei mesi scorsi. Un aumento considerevole di famiglie che per la prima volta, per esempio, si sono rivolte ai nostri centri di ascolto, dice quanto la povertà sia aumentata a causa del Covid. Ma c'è anche da dire che però oggi raccogliamo anche gli esiti di un cammino, di un processo avviato già da diverso tempo. Il Covid non ha fatto altro che evidenziare una situazione che era sotto la cenere, come si suol dire. Certo. Noi già registravamo un aumento di povertà soprattutto al nord. Il Covid, dicevo, non ha fatto altro che portare alla luce situazioni di criticità, nuove povertà, nuovi volti di poveri che oggi hanno bisogno di essere sostenuti. In vari modi, naturalmente, questo sostegno, è uno è quello che certamente portate voi con Caritas, con questa importante organizzazione. E veniamo invece al dottor Lazzari, appunto, sostegno psicologico. Si è trovato di fronte, dottor Lazzari, persone andate psicologicamente in difficoltà proprio per essersi trovate in una condizione economica che non conoscevano e che probabilmente si sono trovati in difficoltà ad affrontare? Sì, certamente l'economia, il lavoro è stato uno dei temi, una delle cause di stress. Noi facciamo una rilevazione periodica e le persone indicano nell'economia, nelle difficoltà economiche, una delle principali fonti di difficoltà. E purtroppo in questi casi queste persone dal punto di vista psicologico non hanno grandi aiuti, perché la rete pubblica di assistenza psicologica nel nostro paese è ancora carente. Si fa ricorso privatamente soprattutto allo psicologo, e quindi pensiamo che queste persone hanno una doppia emarginazione, una di carattere economico e un'altra anche rispetto alle proprie problematiche e ai propri disagi. Don Marco Pagnello, torno da lei. Ci fa capire, per persone che magari insomma non hanno mai conosciuto, non hanno mai toccato con mano la vostra realtà, che cosa significa rivolgersi a voi, con quali difficoltà lo si fa in un anno così complesso, dove i nuovi poveri, noi lo leggiamo dagli studi, sono veramente diversificati tra di loro e sono persone che magari hanno visto la loro vita cambiare nel giro di pochissimo. Sì, lei evidenzia una delle fatiche più grandi di questo tempo, a livello psicologico, a livello anche proprio di richiesta di aiuto, perché nuove famiglie, nuovi poveri che per la prima volta si ritrovano a dover chiedere aiuto, quindi tante volte non sanno, non conoscono uffici, persone a cui rivolgersi. Questa è una prima grande difficoltà. Vincere anche quella paura di mostrarsi per ciò che si è diventati, vincere anche la vergogna. Il dover chiedere aiuto per tanti non è facile, quindi
questo penso che sia una delle difficoltà più grandi. Ecco perché questo è il momento in cui tutti nel nostro paese dovremmo unirci per far emergere alcune situazioni e per affrontarle insieme, ciascuno facendo la sua parte. Ma questo è necessario proprio perché non abbiamo i soliti che vengono a chiedere aiuto, ma abbiamo nuove famiglie, nuove realtà. Nuove persone. Quindi davvero direi che proprio ha messo sul tavolo un argomento con il quale sollecito invece Lazzari, proprio questo senso di vergogna, no? Questo incapacità di vedersi in una nuova condizione. Come si supera, o quantomeno capisco che non si possa fare con uno schioccar di dita, ma c'è qualche strumento che lei suggerirebbe, Lazzari, per queste persone che non ce la fanno, che si sentono in difficoltà a mostrarsi per come sono diventate, come diceva poco fa Pagnello? Ma guardi, qui c'è un intreccio. Noi siamo abituati a considerare in maniera separata la povertà materiale dalla sofferenza psicologica, ma in realtà queste situazioni spesso si intrecciano. A volte prima viene l'una e viene l'altra. E quello che accade è un doppio senso di vergogna, perché ci si vergogna per la condizione materiale e ci si vergogna per questo disagio e questa sofferenza psicologica. Io ho avuto modo di avere a che fare, perché ci sono anche molte richieste di aiuto nei pochi servizi pubblici che ci sono, e diventa importantissimo aiutare queste persone ad affrontare questa situazione nella maniera migliore, perché aiutarle psicologicamente significa dargli forza, dargli dignità, dargli coraggio. Coraggio non solo di chiedere aiuto, ma coraggio a volte anche di aiutarsi. Coraggio di ricominciare, coraggio di riaffrontare questo tipo di situazione, che a volte è transitoria e bisogna fare in modo che lo sia. Quindi questi due aiuti, materiale e psicologico, devono andare insieme, perché è estremamente importante per aiutare queste persone ad uscire ad affrontare questa situazione non con rassegnazione, ma con dignità, con coraggio e con la prospettiva di poter poi superare. Pagnello, torno da lei. Noi siamo molto vicini a questa stagione che dovrebbe, almeno sulla carta, segnare la ripartenza. Voglio chiudere anche con un messaggio di speranza, perché veramente si spera che quelli che sono stati i settori più colpiti, parlavamo poco fa nel caso del settore del turismo, veramente trovino conforto in questa stagione in cui di fatto ricominciamo a vivere, ricominciamo a muoverci. Mi piace non dimenticare il fatto che voi comunque restate lì e avete bisogno dell'aiuto di molti, perché insomma la povertà non finisce, il bisogno non si arresta. Il bisogno non si arresta, la povertà non finisce, ma come diceva lei poco fa, la speranza e anche l'ottimismo ci guidano in questo tempo e ci spronano a continuare a fare quello che abbiamo fatto. La forza della nostra rete sta proprio nella capillarità sul territorio. E quindi noi ci siamo, continueremo a fare sempre i nostri servizi per farci prossimi, soprattutto a queste nuove categorie, ma stiamo anche pensando a nuove attività, a nuovi servizi, proprio per andare incontro alle nuove esigenze. Pensare soprattutto a nuove opportunità, soprattutto per i più giovani, perché possano affrontare con maggiore coraggio, con maggior ottimismo il futuro. Come diceva poco fa anche Lazzari, grazie davvero a Don Marco Pagnello. Ricordiamo appunto che Caritas è molto capillare, la trovate veramente vicino ad ogni luogo dove possiate vivere in questo momento in Italia. Grazie a David Lazzari, presidente Ordine Nazionale degli Psicologi, per i messaggi positivi, e anche lì, insomma, se avete bisogno di un supporto non vergognatevi, ci sono anche alcune realtà, insomma, che si possono trovare nelle città italiane di tipo psicologico. Grazie David Lazzari, a presto. Buon lavoro a tutte e due. Grazie a voi. Grazie ai nostri ospiti. Ciao Giusy. Ciao Enrico Galletti, a domani. La famiglia, ciao.